Un saluto a tutti dal vostro Tony. Nel video di oggi voglio parlare di una delle due gare che è uscita nel menu di recente, in particolare della Manufacturer's Cup. Prima di tutto, comunque, vi voglio un attimo scusare perché non vedete introduzione, non vedete chiusura, non vedete effetti speciali, non c'è il logo, anche le copertine sono più semplici, ma per qualche giorno ho il PC ai box, tra virgolette, perché sto facendo qualche aggiornamento dal punto di vista delle componenti, quindi me la sto cercando di cavare un attimino con Share Factory Studio, che di fatto poi non è neanche poi così male. Prima di partire, ho notato comunque una piccola curiosità qui, perché sulle tre ricompense che verranno date per guardare lo streaming, in particolare lo streaming della Nation Cup, prima dove c'era un'icona, se non sbaglio era oscurata, è uscita la sagoma della Hyundai Ioniq Q5N, quindi un'auto sportiva elettrica della Hyundai. Cioè, come sapete già, è stato annunciato qualche mese fa una collaborazione tra Gran Turismo e la Hyundai, e quindi abbiamo già l'auto che ci verrà data in regalo come premio per guardare lo streaming quando sarà ovviamente disponibile. Quello che posso dire è che comunque è un'auto elettrica, quindi non ho un grande interesse, però di per sé è sempre un'aggiunta che andremo a provare. Molto probabilmente, se non ho capito male, verrà aggiunta con il prossimo update, che a questo punto potrebbe essere direttamente a gennaio. Come avevo detto, vi voglio andare a parlare della Manufacturer's Cup. Vedete che ci sono, avevo parlato anche in un video in precedenza, due gare che vanno un po' a replicare le gare reali. Devo dire che la Manufacturer's è stata sorprendentemente facile. Io già al terzo giro ero in testa e quindi non ho avuto alcuna difficoltà. Quello che vi posso dire è: scegliete l'auto, la gruppo 3 che più vi aggrada. Non ci sono precipitazioni, non c'è consumo carburante, non c'è consumo gomme, e quindi anche per chi non è molto esperto, chi non è molto allenato, io vi consiglio di andare a farla, perché sono comunque 1 milione di crediti che si ottengono in circa 13 minuti, quindi si possono sì ottenere una volta sola, però conviene sempre andare a prenderseli, perché oltre ai 500.000 del premio per il primo posto prenderete anche i premi del bronzo e dell'argento, quindi complessivamente 1 milione. Io comunque adesso vi vado a caricare la gara intera che ho deciso di registrare, e comunque insomma non ho grossi consigli da darvi, se non di non prendetevi rischi inutili, perché anche andando via con ritmi abbastanza blandi si riesce a vincere facilmente. E poi, per i più curiosi, chi volesse andare a vedere la gara, adesso ve l'andrò a caricare integralmente. Ragazzuoli, per il video di oggi è tutto. Se volete chiedermi qualcosa, qualche consiglio, avete qualche dubbio, fatelo pure nei commenti. Se volete rimanere aggiornati su altri contenuti riguardanti Gran Turismo 7, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Vi lascio alle immagini della gara, vi mando anche un super salutone, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao, 39. Thank you.